Il nuovo sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, risponde alle sollecitazioni che arrivano dalla città per quanto riguarda la composizione della prossima giunta e dà qualche indicazione di massima. Stiamo lavorando adesso in questa settimana, ci concentriamo proprio per chiudere e completare la costituzione della giunta comunale, ovviamente con grande serenità, con un dialogo con tutte le forze civiche e politiche che sostengono la nostra coalizione. Ovviamente poi la decisione finale spetterà sulla composizione al sindaco, ma noto veramente una situazione di grande serenità. Ovviamente si ascoltano tutte le forze e poi si assumeranno le decisioni definitive. Non sarà una giunta con il numero massimo di assessori come è stato nelle precedenti amministrazioni, questo lo posso dire con grande chiarezza, e sarà una giunta nella quale cercheremo di coniugare un giusto mix di esperienza, di competenza e di forte rinnovamento. Un esecutivo che si dovrebbe attestare a 7 assessori con la presenza di un esterno, la cui ufficialità precederà il primo consiglio comunale dell'era d'Alberto, in programma il 18 luglio prossimo. Se riusciremo ad individuare una figura esterna che può costituire un valore aggiunto reale rispetto alla composizione degli eletti, che comunque si sono impegnati sulla base di un programma elettorale per queste elezioni, sì, non è assolutamente però un elemento dirimente. Al momento non ho ancora deciso, non è escluso, però solo se costituisce un valore aggiunto, altrimenti la composizione della giunta sarà costituita dagli eletti che hanno presentato un programma elettorale, che hanno condiviso un programma elettorale, perché questa, il programma elettorale di governo, è la bussola della nostra futura amministrazione.